Per me la puoi fare come vuoi la pagella. La faccio improvviso, dai. Skorupski sul gol non appare impeccabile, rimane sul secondo palo e poi accende un timidissimo passo in avanti. Ma Rugani ha già colpito di testa. Si esce poco la sera, compreso quando è festa. L'anno che verrà, 1979, voto 6 meno. De Silvestri, nessun errore e nessuna fiammata. Di certo parliamo di un difensore affidabile. Ma l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale. Disperato rotico stop, 1977, voto 6. Sumarò è diventato un riferimento assoluto, piedi buoni e faccia cattiva. Oh, bruttuccello, ma ti ha mai detto nessuno che un dio dovrebbe essere più bello? Siamo dei, 1980, voto 6. Antov, buon esordio in maglia rossoblù, sempre ben posizionato, ordinate, quando qualcuno arriva dalle sue parti si porta a casa un cartellino giallo insieme a palla e gambe dell'avversario. I sardi capiscono subito che è meglio non disturbare il bulgaro. Caro amico, ti schivo, così mi distraggo un po', voto 6 più. Vai. Qui da sempre e tutto sommato il suo l'ha fatto. E ancora adesso che gioca a calcio e bevo vino per la gente del porto, mi chiamo Gesù Bambino. 4 marzo 1943. Dominguez parte bene salvando un gol con un perfetto colpo di tacco, poi purtroppo si infortuna. E poi, non ho capito l'ultima riga, non sarà che a stare sempre negli spazi ha imparato a portar sfiga? Siamo dei, 1980, voto 6. Svanberg, oggi è stato il miglior centrocampista del Bologna, ma non è, purtroppo, stato difficile. Non mi basti mai, 1996, voto 6 e mezzo. Cambia canale adesso. Ciao. Entrambi sono stati l'ombra degli ottimi centrocampisti che conosciamo. Dormo sull'erba e molti amici intorno a me. Piazza Grande, 1976, voto 5 e mezzo. Orsolini, la buona volontà c'è, ma non si vede né un tiro né un dribbling. Sul gol di Rugani sale in cielo e lui rimane al piano terra. Almeno non ti avessi incontrato, io che qui sto morendo, che mi hai incontrato. Cara, 1979, voto 5. Barro non si nota mai e quando lo si nota è solo perché commette errori al buon giocatore che conoscevamo. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Voto 5. Sansone, buona gara, stiamo rivedendo il buon giocatore del passato. Questa sera così dolce che si potrebbe bere da passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così bella che lo dice anche la radio. La sera dei miracoli, 1980, voto 6 più. Skovolsen, tutto sommato, entra con vivacità e, udite udite, pronto anche ad arrabbiarsi con l'arbitro, ma alla fine dei conti non incide mai. Grandi muscoli, poca carne, povero angelo benedetto. L'ultima luna, 1979, voto 6. Palacio, entra tardi e non ha tempo per incidere. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei, che sono 100, voto non giudicabile. L'arbitro, direzione piuttosto serena, ma c'è un intervento di un giocatore del Cagliari che poteva valere un rigore. Ho chiuso un po' gli occhi e con dolcezza è partita la mia mano. Disperato, stop. 1977, voto 6. Allenatore Mihajlovic, il suo Bologna non ha avuto la stessa fame del Cagliari e se non è riuscito a infondergliela, un po' forse è anche colpa sua. Peraltro lui è davvero in clima Sanremo, manco fosse Bugo che incontra Morgan, prende e se ne va prima della fine. Il voto è 5 e mezzo. Ma come lo saluterebbe il grande Lucio? Facendogli in bocca al lupo per il festival, magari al ritmo della meravigliosa futura del 1980. Aspettiamo che ritorni la luce di sentire una voce. O forse, davvero tifoso del Bologna, gli direbbe semplicemente: te voglio bene, sai, ma tanto bene, sai. Anche noi abbiamo gli applausi finti come a Sanremo perché non abbiamo il pubblico, ma...